C'era una volta una piccola gnometta, piccola e soprattutto molto sola, però in realtà non era molto triste di questa cosa, era abituata a vivere sola nel bosco, era amica dei funghi, era amica degli animali, insomma aveva tanti amici diversi, ma sicuramente non aveva amici della sua stessa specie. A volte si sentiva tanto sola, ma amava guardarsi intorno ed un giorno trovò un magico campanellino, faceva uno strano rumore nel bosco. Così lo iniziò a guardare, cercò di capire di che cosa si trattasse, ma più di tutti amava il suono che quel campanellino faceva. Così ogni volta che quel campanellino suonava, qualcosa succedeva nell'aria, c'era un sacco di magia e all'improvviso ogni volta che il campanellino emetteva il suo suono, compariva una nuova gnometta al suo fianco. Così la piccola gnometta fu davvero contentissima perché iniziò ad avere tantissime amiche, tutte uguali a lei. Iniziarono a nascere gnomette di ogni tipo ed ognuna di loro aveva le sue qualità particolari. Più di tutte le gnomette amavano quel campanellino, così iniziarono a cercare nel bosco altri campanellini e quando ne trovavano uno diventava un po' la loro casa, quasi qualcosa di magico che apparteneva a loro e che serviva loro per trovare la loro felicità. Così nacquero le gnomette e i loro campanellini portafortuna. Ma veniamo a noi. Un giorno le gnomette arrivarono a casa mia e erano davvero felici, infatti le avevo viste già lì, tutte col loro campanello. Sono davvero davvero particolari. Ogni campanello emette il suono, ogni campanello ha un colore diverso, una storia diversa, e così le loro gnomette. Infatti ogni gnometta ha una storia a sé. Le gnomette mi hanno raccontato che ogni volta che il loro campanello suona o viene fatto suonare, qualcosa di bellissimo accade nella vita di chi le adotta. Qualcosa di magico, che possa portare fortuna, un nuovo arrivo, una nuova porta che si apre sulla vita delle persone. Insomma, le gnomette mi hanno proprio detto che i campanellini portano sempre qualcosa di nuovo nella vita, qualcosa di bello e fresco. Ho conosciuto diverse gnomette, alcune amano la notte e infatti amano stare nell'oscurità perché cercano un po' di sentirsi a loro agio nell'oscurità, visto che ne fanno effettivamente parte. Molte altre invece amano uno stile classico, un po' shabby, infatti hanno dei colori che mi ricordano tantissimo lo stile shabby chic. Una cosa che le accomuna tutte è che sono davvero molto dolci e cercano una loro mamma e un loro papà. Vogliono vivere al vostro collo, appese vicino ad una vostra parete, con una vostra foto, vogliono stare a casa vostra e vogliono portarvi tanta felicità. Eh sì, se lo state pensando, esistono davvero tantissimi tipi di gnomette in giro. Ci sono anche dei gnometti maschietti, ma ancora purtroppo non sono riuscita a incontrarli, ma spero assolutamente di incontrarne uno prima o poi e di presentarvelo. Per adesso sono tutte femminucce. Ognuna di loro poi ha con sé anche qualcosa che le piace un sacco, per esempio questa qui tutta rosa. Quando è venuta da me mi ha fatto vedere questo cuscino a forma di stellina, lei lo adora e non lo lascia mai e vi assicuro non cercate di toglierlo perché lei lo adora tantissimo e sembra un po' birichina con quella faccina tutta timida, ma vi assicuro che è molto spigliata, soprattutto lei. Credo che poter adottare una gnometta e il suo campanello sia una cosa davvero bella. Perché non si sa mai quello che può accadere nella nostra vita. C'è sempre bisogno di un piccolo portafortuna. Infatti anch'io ho creato una gnometta portafortuna tutta per me, che in questo video è quella che ha la V di Valentina sul suo cuoricino. Ciao Ninetti, io spero che questo video di presentazione delle mie gnomette vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. E qui ai lati vi lascio le schede degli ultimi vlogmas usciti nel mio canale e nel canale di Umberto. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. E noi ci vediamo domani per gli auguri ufficiali di queste feste natalizie. Vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo presto. Ciao!